Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Volt. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Ready, aim, fire. Scusate per l'intro ignorante, ma ho chiesto a Papo Gomez se ci stava la Papu Dance. Oggi salutiamo l'ultimo like su Instagram prima dell'episodio, perché ci sarà il Genoa e poi il calciomercato, quindi dobbiamo dedicarci tantissimo. L'ultimo like è passato in descrizione per tutti i canali di Braille, se tutti i link ai miei social network, è di Tommy Demi 02, Tommaso Demi, forza Roma forever. Ciao Tommaso, grazie per avermi messo mi piace alla mia ultima foto. Dai, giochiamo subito immediatamente contro il Genoa, perché poi voglio giocare tantissimo. Non mi nascondo di avere già iniziato qualche trattativa off camera, ma volevo assolutamente mettermi avanti per concentrarmi nelle trattative al 100%, anche perché sapevo benissimo che all'inizio io offro una cosa e mi dicono assolutamente no, non pensarci neanche. Formazione titolare con Pellegrini davanti alla difesa per provare ad andare al tiro, sempre più spesso. Ci siamo, partiamo e vamos. Mamma mia che bello Marassi, anche se lo Stadion d'Europa tutto rosso-blu, ma il nero-verde è il colore che deve vincere in questa sfida. Ninkovic ancora in possesso della palla, la trequartista. Ninkovic ci salta e poi tira, per fortuna possiamo ripartire, e lo faccia anche un Pellegrini che in teoria dovrebbe essere un uomo difensivo, ma guardate come va avanti e serve un pallone da Belotti in area. Belotti, non ci credo, è tornato al gol su calcio. Non è il calcio da fermo, non è rigore, non è punizione, è azione. Ma che cosa ha fatto Pellegrini? Pellegrini ci fa segnare il gallo Belotti. Bellissima palla in mezzo alla difesa, Belotti in area. Questa volta se la porta avanti addirittura col sinistro, con il suo piede non preferito. Beffa Perin, ci porta su 1-0 immediatamente. Un inizio splendido, stratosferico, folgorante. Pellegrini da una parte, Belotti dall'altra, protagonisti italiani assoluti. Bene così, decimo gol per Belotti, doppia cifra. Non sa, adesso l'uomo più avanzato, ancora non sa. C'è Belotti che prova ad andare dietro al marcatore, ma sarebbe stato eccessivo con il petto questa cannonata. Piazza il taglio bellissimo di Belotti, servito, eccolo qui, ancora Belotti in area. Belotti, il tiro di Belotti, la parata animalesca di Perin. Come ha fatto a prendere questa fucilata? Ah, l'ha presa davvero lui, la prende sul serio. Così, attenzione perché sbagliano. Rugani prova il tiro, Rugani si gira, ancora Rugani. Pellegrini, Belotti, ancora dentro per Pellegrini. Attenzione perché c'è Berardi largo e Pellegrini disegna calcio in una maniera quasi imbarazzante per gli avversari. Ancora Berardi, dietro, ancora per Pellegrini. Il tiro, ma cosa fa? Ma è un fenomeno. Gol e assist per Pellegrini, che va a esultare, se nella realtà questo ragazzo sta facendo benissimo con la maglia nero-verde. Nel gioco non sta assolutamente facendo meno. Apre tutto per Berardi e poi Berardi decide di riservirlo e di prima, di collo, trova il gol. Battuto Perin, 2-0, grandissima partita di Pellegrini. Ninkovic arriva fino sul fondo e poi la crossa dentro. Donnarumma con la manona la riesce a rinviare e poi lì cosa hai salvato? Doppio salvataggio, prima Rugani poi Donnarumma, miracolosi, si immolano. Non vogliono prendere gol i ragazzi, assolutamente no. Un grandissimo primo tempo ragazzi, 2-0 e un Pellegrini in splendida forma. Non so perché ho fatto giocare Diawara fino adesso. Ancora Pellegrini, dentro per Belotti e poi si butta dentro Pellegrini, fa il trequartista, non ci credo, è la doppietta di Pellegrini, la doppietta di Lorenzino. Ma questo giocatore chi è? Ma chi è? È un fenomeno? È il più forte di tutti? Belotti, Pellegrini che si inserisce, Pellegrini che entra in area, è a più freddezza sotto porta di Belotti, ha sicuramente più tiro di Diawara, l'avevo detto. Questa è la chiave, Pellegrini davanti alla difesa. Due gol e un assist per Pellegrini, tantissime giocate mostruose. Va bene, scusa Lorenzo se ti ha tenuto in panchina fino ad ora. Pellegrini dentro per Belotti a cercare l'inserimento di Sturaro. Sturaro ancora che porta palla, va dentro a Pellegrini, la palla è sporcata, Pellegrini la recupera, ancora dentro così, ancora, siamo da noi, siamo da piazza, Pellegrini! La triple! Non è possibile! Si porta a casa il pallone! Apre il calciomercato, cerco un centrocampista e trovo un fenomeno, ma lo trovo in squadra. È Pellegrini, fortunati sul rimpallo, Piazza la mette in mezzo. Pellegrini arriva sempre puntuale,
perché è così forte? Perché? Vabbè, tripletta modalità leggenda con il giocatore che gioca davanti alla difesa, ragazzi, è bello, è bellissimo. Facciamo qualche cambio, Pellegrini, io quasi quasi ti tolgo? No, ti lascio lì, non posso assolutamente privarti di una gioia così grande, anche se sei stanco la giochi fino alla fine. Non abbiamo più, purtroppo, il nostro Caldara, perché è tornato all'Atalanta, lo stiamo trattando, mettiamo dentro Calabria così cresce un po' lui, e poi non lo so, mettiamo dentro Niang al posto di Berardi, li facciamo fare all'esterno. Ancora Belotti, mantiene il possesso e poi cerca lo scavino per Pellegrini, che ci mette il fisico. Ancora Pellegrini, mantiene il possesso, si appoggia a Belotti perché non vogliamo strafare con Pellegol. All'indietro da Niang vede largo De Sciglio, lo serve De Sciglio, la mette, bellissimo cross sul secondo palo, finisce 4-0, Belotti e 3 di Pellegrini, con anche un assist. Eccolo, Pellegrini, che va a prendere il pallone dall'arbitro, se lo porta a casa. La tripletta è tutta sua, dopo il poker di Parolo, dopo la tripletta di Falcinelli, dopo la tripletta di Banega. Ecco qua, la tripletta di Pellegrini. Non vogliono cedere il Papu Gomez, di questo mi dispiace. Bernardeschi, 33 milioni e mezzo mi sembrano tanti, e 50 milioni per Insigne. Perché mi piacerebbe fare un Sassuolo sempre più italiano, ma i top player iniziano a costare quelli che non sono nostri. Attenzione, perché il Napoli ha perso e quindi torniamo a più 3 sugli azzurri, e rubargli Insigne sarebbe veramente bello. Indeboliamo la nostra concorrente e ce la rinforziamo noi, un po' come ha fatto la Juve con Higuain. C'è il Bologna, ragazzi, ma ve lo dico subito, probabilmente la simuleremo perché voglio concentrarmi sul mercato. Accettata l'offerta per Caldara, quindi Caldara, vediamo se riusciamo a ricomprarlo immediatamente. Giocatore importante, perché comunque sarà un giocatore importante e vuole 16 e mezzo, noi gli diamo 16 e mezzo per 4 anni. Va bene Caldara, ti do retta. Ho chiesto anche Spinazzola in prestito alla Juventus per fargli fare l'esterno di sinistra, il terzino sinistro. Dicono che la cifra sia eco, ma non sono ancora convinti di cedere il giocatore in prestito. Il Milan ha accettato per Locatelli, ci serve un centrocampista e Locatelli potrebbe essere un bellissimo profilo, giovane e italiano, da aggiungere al nostro Sassuolo. Giocatore per il turnover importante, dai. Allora, la Fiorentina è interessata a Ribéry, ma per cedere Bernardeschi vuole anche 20 milioni di euro, cosa che noi assolutamente non abbiamo intenzione di fare. Possiamo aggiungergli, che ne so, 6 milioni di euro. Invece per Zielinski non sono interessati a Ribéry, ci sono altre squadre interessate a lui e quindi dobbiamo chiudere in fretta. Se sono interessati a riprendersi Diawara, l'abbiamo appena preso, ma non sono così soddisfatto di Diawara, quindi Diawara è 5 milioni per Zielinski. Ci sono altre 6 mail nell'ufficio, troppo bassa l'offerta per Immobile, sono interessati a giocatori che ancora una volta, no, questa volta è Robben, ma vogliamo qualcosa in più. Mi sarebbe piaciuto fare Belotti Immobile, come nella nazionale italiana di calcio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Robben 6 milioni. L'Inter invece vuole 44 milioni e Robben. Ma chi ce li ha 44 milioni e Robben? Keita, un altro profilo che ho provato a prendere. Proviamo sempre 6 milioni e Ribéry. Però Keita è forte. Robben 6 milioni per Lorenzino Insigne. Dai, proviamola. C'è il Bologna, c'è l'Empoli. Li voglio simulare tutti e due. Offerta per il trasferimento per Donsa. Ma addirittura 23 milioni di euro al Crystal Palace. Possiamo chiedere fino a 30 milioni di euro. Guarda, 32 milioni di euro e ti giuro che ti do Donsa. Per quanto mi dispiaccia, 32 milioni di euro. Quindi vediamo, Sassuolo-Bologna e il derby, simuliamola. Speriamo di non avere infortuni, ma soprattutto speriamo di vincere. 3-0, Berardi, ancora Pellegrini e De Sciglio. Benissimo così. Caldara ha accettato, Locatelli ha accettato, la Juve ha accettato di cederci Spinazzola e il Napoli non è interessato a Diawara. Muriel e 5 milioni invece, come la vedi? Io per adesso vorrei aspettare perché non ho tantissimi soldi e quindi prendendo Caldara e Locatelli praticamente finisco qui il mio mercato. Accetto invece Spinazzola perché non mi costa niente, essendo un prestito, quindi Leonardo Spinazzola arriva da noi. C'è la Coppa Italia con l'Empoli, a me dispiace comunque simularle queste partite perché so che sono vincenti, però ragazzi, il calciomercato è il calciomercato. La Fiorentina ha accettato Ribéry e 6 milioni per Bernardeschi, ve l'avevo detto che tanto valeva aspettare un secondo, giocatore chiave prima squadra, 5 anni di contratto, 70.000 a settimana, perché liberandoci di Ribéry dobbiamo perdere 6 milioni, ma arriviamo a Bernardeschi, o anche Ribéry e 3 milioni per Zappa Costa, però l'hanno accettata anche questa, Zappa Costa e Bernardeschi e Ribéry in mezzo, non ci credo, hanno accettato 32 milioni di euro per Donsa, quindi potremmo ritrovarci con un sacco di soldi per fare il mercato. Avanti, simuliamo anche questa partita di Coppa Italia, sempre con i titolari a disposizione, anche se saranno probabilmente un pochino stanchi. È finita Pellegrini e Belotti, ma Pellegrini deve piantarla. Perché?
ci sono pochissimi giorni a disposizione per il mercato e poi ci sarà Milan. Attenzione, mi basterebbe vendere Donsa in questo momento. Abbiamo ricevuto offerte per Muriel e Bruno. Beh, 8 milioni e mezzo per Muriel, io la accetto immediatamente di corsa perché me ne voglio liberare, via la zavorra. Possiamo andare in prestito Bruno, non mi interessa. Quindi con le cessioni di Donsa eventualmente e di Muriel dovremmo riuscire ad avere una quarantina di milioni freschi da investire sul mercato, il che vuol dire che giocatore venduto, se ne va Donsa, mi dispiace tanto, mi dispiace veramente tanto, possiamo scegliere tra Bernardeschi e Zappacosta. Io prenderei Bernardeschi e quindi se ne va anche Ribéry, abbiamo preso Bernardeschi e sono molto molto contento di questo. Prenderei Caldara, assolutamente, e prenderei anche Locatelli, quindi ci siamo praticamente ricostruiti la squadra con tre innesti italiani più Spinazzola. E adesso possiamo andare forti, oh mamma mia, sarebbe veramente bello prendere Insigne, ma facciamo due conti perché abbiamo tanti giocatori offensivi. Però così dovremmo riuscire a vendere anche Robben, quindi 10 milioni e Robben per Insigne, anche se vorrei provare a prendere anche Zielinski. Quindi per adesso la formazione titolare diventa questa: Donnarumma, Rugani, Romagnoli, De Sciglio, Spinazzola, Pellegrini, Locatelli, Sturaro, Belotti, Berardi, Bernardeschi. E per la prima volta tutti questi giocatori sono di proprietà, a parte Spinazzola che è in prestito con obbligo di riscatto. Ma soprattutto sono 11 giocatori giovani e italiani nel nostro Sassuolo fantastico. E se ne va anche Muriel, ci hanno fatto un'offerta per Donnarumma, non la voglio neanche leggere. Rifiuta, vieta ulteriori offerte, Donnarumma non si muove. E nel prossimo episodio ragazzi giocheremo contro il Milan e andremo a continuare il nostro calciomercato che fino adesso è scoppiettante. Diavolo. Sono veramente contentissimo di questo Sassuolo.